i numeri di Bitport. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Bitport, il principale store di musica digitale per DJ, compie 16 anni ed una email mandata a tutti gli iscritti alla newsletter fa il punto della situazione, nel quale racconta alcuni numeri che, se analizzati, risultano essere molto interessanti. Bitport ha aperto il suo store di musica digitale nel 2004 e di lì ne ha fatta di strada. È cambiato veramente tutto il panorama della musica, della vendita in digitale, eccetera. E guardando un po' questo percorso che ha avuto Bitport in questi 16 anni, possiamo raccontarci un po' di cose. Prima di tutto, la vendita complessiva di MP3 ammonta a 250 milioni di download. E Bitport racconta con orgoglio di aver distribuito oltre 300 milioni di dollari alle etichette presenti. Se inizialmente la selezione era molto alta e stringente, nel tempo le maglie si sono allentate e sempre più etichette ogni anno riescono ad essere disponibili sullo store. Ben 74.000 sono il numero di etichette indipendenti e oltre 8.000 si sono aggiunte soltanto nel 2019. È interessante analizzare quali sono i generi più venduti, che anche lì c'è un'evoluzione nel corso degli anni. Adesso la classifica è così composta: techno, tech house, house e deep house nei primi 4 posti. Se la techno non era inizialmente il genere prediletto da chi frequentava Bitport, è evidente che house e deep house in generale hanno avuto un netto calo, soprattutto negli ultimi 5 anni. Anche se inizialmente c'era molto presente la parte dance e DM, questo genere è completamente sparito, quantomeno a livello di classifiche su Bitport. E anche la diversificazione in generi si è molto ampliata nel corso degli anni. Sono nate per esempio la melodic techno, la new disco, indie, eccetera. E anche l'offerta in termini di generi si è molto ampliata. Per esempio c'è stato un ritorno dell'afro house, della garage, di generi che comunque appartenevano ad un'epoca che sembrava passata e destinata a non tornare. Gli artisti più venduti sono Deadmau5 in prima posizione, poi Chesto, Guetta, Mark Knight e Umek, così come le etichette più vendute nel corso degli ultimi anni sono Tour Room e poi Spinning, Defected, Ultra e Drumcode. C'è un dato molto interessante che purtroppo non abbiamo a disposizione, ovvero quanti sono i dischi che escono ogni settimana. Nel 2013 questo ammontava ad almeno 6.000 brani, come possiamo ritrovare in un vecchissimo video che avevo fatto. Purtroppo è un dato che non abbiamo più a disposizione, però se pensiamo che così tante etichette si sono aggiunte al catalogo soltanto nel 2019, direi che comunque siamo nell'ordine di migliaia di brani che si aggiungono. Il 2019 è l'anno del lancio di Bitport Link ed è molto interessante vedere come questo cambierà il volto di Bitport. Quello che possiamo sapere oggi è che ci sono ben 420.000 playlist a disposizione che vengono aggiornate continuamente, quindi una scelta enorme da cui pescare anche soltanto se si vuol suonare la musica proposta da altri. Un altro dato interessante sarebbe il numero di abbonati a Bitport Link, però capisco che potrebbe essere controproducente pubblicarlo e quindi molto probabilmente non verrà mai reso noto. Comunque sia, una importante innovazione è in corso e ne abbiamo già parlato e sicuramente sempre più la direzione verso cui andrà Bitport sarà lo streaming piuttosto che la vendita digitale, anche se comunque il passaggio sarà sicuramente graduale. Un altro aspetto da non trascurare è Bitport Live, il canale di streaming video dei festival che si appoggiano a Bitport. In questi anni ben 10 milioni di visualizzazioni sono state fatte dai principali festival come Ade, Creamfield e quant'altro. E per essere un canale indipendente da vari YouTube e servizi di streaming vari, è un numero veramente importante.
Quello che ci tiene a dire il CEO di Bitport non è soltanto bearsi dei numeri di essere lo store numero uno al mondo per quanto riguarda i DJ, ma che Bitport cerca di stare al passo con i tempi, di guidare l'innovazione verso quelle direzioni che più o meno abbiamo individuato e cercare di dare un'offerta sempre più varia ai DJ e anche ai semplici appassionati di musica elettronica. Staremo a vedere quello che succederà di preciso. Nel frattempo ti direi di continuare a seguirmi qui su Essere DJ Oggi e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Alla prossima!